5 e mezza del mattino. Si va. E c'è sempre un nuovo inizio. Guardate, oggi non stiamo andando a chiudere l'estate. Dal mio punto di vista, nel mio modo di vedere le cose, oggi stiamo andando ad aprire l'autunno. Ho sempre avuto questa cosa. Vedo la vita così, come quando alleno. Non volete perdere? Attacchiamo. Poi io non dico che arriveremo alla vittoria, ma quantomeno hai giocato per vincere e non per controllare. Insieme alla pioggia io arriverò. Tu sentirai il profumo del mosto nel vento. E risplenderai con quel soffio che muove. Cari amici di Giorgio il Mare, è iniziata l'avventura oggi, quindi noi siamo appena sbarcati sull'isola di Caroman, anche se Stefano dice che è pellestrina. Allora, c'è il cartello! Sandro, come è stata la tua prima esperienza sulla Caroma? Posto, posto. Ma devi andare avanti di là. A posto, giusto, a posto. Velocità di crociera giusta. Velocità di crociera giusta. Poi c'è Dennis, un nuovo aggiunto a Giorgio il Mare, ragazzi. Il vecchio della pesca. Mi ha spiegato già tutto sulla pesca. Poi c'è Tidio con la giraffa in mano, il nostro operatore. Guardate che roba! Cioè, guardate. Ce l'ho lungo. Ce l'ha lunghissimo. Ce l'ha lunghissimo. E poi qua c'è la Paloma. Praticamente siamo nell'approdo del vaporetto, giusto Dennis? Siamo nell'approdo del vaporetto, vedete? Sì, ragazzi, noi andiamo intanto. L'approdo del vaporetto di Caromà. Hai capito? Più avanti c'è Pellestrina, poi Malamocco, Venezia. Provate a farlo ad agosto e vi arrivano qua i droni che vi sparano addosso. Questo non si può fare. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo approdati, andiamo alla grigliata. Via! Vamos! Attacca! Dall'approdo la Palomina rimane lì e noi andiamo sull'isola di Caroman alla scoperta di questa isola selvaggia. E insomma, sono orgoglioso del mio attracco, guardate quanto è bella la Paloma messa lì col suo bell'albero, che alberone che c'ha. Tidio, il grande compagno di avventure Tidio. E andiamo, Tidio. Andiamo, dai, dai, che ci andiamo. Facciamo questa arrostita su. Arrostita? L'avevo già portato una volta, però non proprio qui. Oggi, guardate, proprio selvaggio, completamente selvaggio e meraviglioso. E adesso andiamo dal team a sgrigliettare. Un bello sbarco, vedete qui. Ci sono proprio queste costruzioni da parte dei locali che costruiscono delle tende, delle cose che stanno su fino a quando una qualche mareggiata o il vento non glielo butta giù. In ogni caso il fuoco sta già andando e il mare oggi ha un colore pazzesco. Sbarcare qua è bellissimo, è sempre emozionante. Sbarcare qua è emozionante. Il fuoco è già andato. Oh ragazzi, sagra? Sagra! Sagra! Allegria! Ci siamo! Guarda che figacci, oh! Questo sì che è un team! Questi sono i ragazzacci di Giorgio il Mare! Insomma. E quella dietro le nostre spalle, vedete, è proprio la diga del Caroman. Dietro di là si vede la solita diga che abbiamo fatto vedere molte volte conducendo con la Paloma. Avete capito dove siamo? Eh sì!
Alle Azzorre. Alle Azzorre azzurre. Kimmerheim zum Peter Ploner, Kimmerheim ein Liter Wein. Questa l'ha scritta mio zio. Senti, Denis! Anche se un tedesco da qualche parte. E dopo 2 anni si torna al mare. Tra l'altro sei in un pezzo di mare che è trasparente, cioè. Qua fuori dal Caroman, mare trasparente, ma chi se l'aspetta? Nessuno, non lo sanno. Com'è Sandro, è fredda? No. Wow, eccoci sul tetto del mondo, anzi sul tetto del mare direi. Mare, tra l'altro oggi bellissimo, chiarissimo, e laguna. E tidio ovviamente. Come sempre, noi siamo qui. Un mix perfetto. Siamo contro sole. Bene, dai, scendiamo. Andiamo a Paloma a prendere un po' di roba. Sì, dai. Vedi che adesso sta attraccando, che magari qualcuno scende. D'estate è un continuo scendere delle persone. Guarda che immagine bella, Giorgio. Guardala che arriva. L'onda. Solo qui la vedi così. Guarda l'onda che viene avanti. Guarda come la cresta. E la va. Sono i disegni della natura qui della nostra zona. Così quando è alta stagione, i locali, ma anche chi viene da fuori, si ferma in un posto come questo, e qua c'è un chiosco caratteristico, a fare un aperitivo verso sera, con i rumori e i colori della laguna e dietro il rumore forte del mare. C'è un pontile dove puoi approdare con la barca, con una cioppetta come la chiamano loro, se sei un locale, o un cofano, o con la barca diciamo open, magari con la barca a vela fai un po' più fatica, e prendere un aperitivo insieme alla tua ragazza, ai tuoi amici e alla tua famiglia, e poi magari andare a fare una visita dell'isola, che non ricordiamo che è un'isola protetta, zona protetta, con l'autorizzazione magari si può richiedere. Più facile in questa stagione che in estate, quando qua è affollatissimo, vi assicuro, è come stare sul raccordo anulare a Roma con la macchina. Mentre adesso, come vedete, passa una barca ogni 10 minuti, è una cosa molto molto più appropriata e selvaggia. Bellissimo, guardate, un bellissimo pontile e un locale fatto davvero in maniera rustica, dove si può appunto mangiucchiare e fare un aperitivo. Questo chiosco in realtà è stato proprio quasi improvvisato, ed è questo il bello, che uno che arriva qui cerca la natura, e infatti questi chioschi sono un po' buttati su come i casoni che vedete per la pesca. Questo è stato scelto di fare un localino. Localino è già una parola forte, è il chioschettino classico con la barchetta, una riva se la goccia. Non solo quelli del posto, lo potete fare anche voi con la vostra famiglia. Questa è la Magoga. La Magoga. Non può mancare. Ciao Magoga. A differenza del crocale, questa ha di colori diversi. La Magoga ha catturato un bel granchione. Non gli piace. Visto che siamo sbarcati, io direi di andare a visitare questa oasi naturalistica, anche perché questo è veramente un luogo particolare, sacro per le nidificazioni di alcune specie di uccelli, e alcune vivono solo qua. Quindi, Giorgio il Mare oggi, stile documentario, vi porto a visitare il Caroman. Andiamo. Mi ricorda un po' Gardaland, a voi no? Quest'area è soggetta a gestione ambientale forestale, appunto per salvaguardare le nidificazioni. Ma poi sta succedendo qualcosa di strano in questo periodo, in questa era, diciamo,
questa nuova epoca, stanno arrivando molti volatili che di solito non c'erano qui. In ogni caso, quando arrivate qui, potete trovare, oltre che la tranquillità, potete trovare un'energia veramente buona, perché ci sono i nidi salvati e questa è una cosa importante. C'è una tutela della guardia ambientale. Ed ecco in mezzo, Giorgio, che ci sono i vari nidi. In mezzo a tutte queste, questa vegetazione, questi rami anche secchi, questi tamerici e pini marittimi, vedete, c'è un po' di tutto e questo è salvaguardato proprio perché questo è l'habitat ideale, anche per una questione di sifonaggio delle acque che passano sotto la diga, che creano un ambiente adorabile per molti volatili, tipo i più famosi sono i frattini, ma ce ne sono molti altri. Frattini, fraticelli, un po' più piccoli, ma anche il gruccione. Qua è possibile vedere il nido del gruccione. E ragazzi, il gruccione è un volatile davvero raro, però nidifica qui, pensate, all'isola di Caroman. È importantissimo considerare il fatto che qua siamo un po' come a Gardaland. Si può andare ovunque, ma rimanendo sul sentiero. Altrimenti la zona selvatica viene violata e potete incombere in sanzioni e in problemi anche abbastanza di carattere amministrativo piuttosto indelicati. Quindi con rispetto si può ammirare anche questo luogo ancora selvatico, ancora selvaggio, a pochissimi metri dalla civiltà. Ci siamo, quindi la riserva naturalistica si è aperta a noi, ma ci accompagna dolcemente in una spiaggia tra le pochissime spiagge rimaste selvagge ancora nella penisola italiana. Una tra le pochissime, se ne possono trovare ovviamente, ma questa è davvero selvaggia. Oggi possiamo dire io e Tidio di essere davvero gli unici due che stanno popolando in questo momento l'isola di Caroman. Ed ecco a voi la spiaggia. La cosa bella della spiaggia del Caroman, adesso al di fuori della riserva naturalistica, ora ci troviamo nel punto della spiaggia, vedete che mare abbiamo incredibile, bellissimo. Vedete questa macchia un po' più scura, è la posidonia, purtroppo ne abbiamo tanta. Vi voglio fare notare questo, ed è proprio la particolarità delle nostre spiagge. Questa è la posidonia secca, quella che vedete lì è la posidonia ancora fresca, ma sotto c'è la posidonia viva. Purtroppo qualche tipologia di mollusco o comunque vongole o i capparossoli, come li chiamiamo noi, le vongole veraci, hanno un po' di problemi attualmente perché vengono soffocate da quest'alga. Comunque è una cosa molto suggestiva, ovunque, ma quasi quasi non si direbbe di essere in Italia. Di cosa è fatta una spiaggia? Una spiaggia è fatta di questo, di muschio, licheni, gusci di conchiglia triturati. Pensate, forse non lo sapevate, ma ogni granellino di sabbia è un pezzo di un lichene o di una conchiglia che si è spaccato centinaia di migliaia di anni fa o anche recentemente e viene continuamente rimessato dal mare. E guardate la batigia, perché così si chiama là dove l'acqua si sposa alla sabbia. La batigia è composta interamente da licheni, da conchiglie e conchigliame. Vedete? Dalla più grande alla più piccola. La cosa bella è che là dove la conchiglia rimane più grossa, guardate, l'acqua è trasparente, cristallina. Alla faccia di chi dice che l'Adriatico è torbido. Certo, in prossimità delle foci è sicuramente più torbido per il rimessaggio dei fiumi, ma qua, per esempio, a pochi metri è cristallino come
si può trovare del bellissimo Tirreno, le Cinque Terre, o la Sardegna, o la Sicilia, o la Calabria. Acqua trasparente, è lo stesso mare che c'è in Croazia, che è appena lì di fronte. Per coloro che dicono io preferisco la Croazia, ecco, in Croazia è meraviglioso sicuramente, ma non troverete questo. In Croazia troverete solo scogli, spesso sassi e ciottoli appuntiti. Infatti, se non vi comprate le scarpe di gomma, dalla Croazia scappate e tornate in una di queste arenarie, queste spiagge italiche, italiane, che sono l'ideale per fare campeggio, per fare spiaggia e per stare bene. Eccola qua, ragazzi, se magna! Duplice possibilità qui, ok? Ah sì? Guarda che fa il bagno il tipo! Giovanni! Dai che è a secca! Dai, ma non faccio sentire così. Madonna, ma vanno però, eh! Viaggia sta roba, oh! Cioè, una favola, finché ci sono loro, le tradizioni della laguna. Pensa che Ciacci è il famoso re del re, ma è ancora vivo. Ho avuto il piacere di conoscerlo una settimana fa. Anni 80, il famoso re del re, Ciacci. Ma guarda come vanno! E taglia pietra. Guarda che bello. Quello che avete visto era Giovanni, il re del Remo, e lei invece Cristina. È Cristina, che è un'amica di Giovanni. Amica di Giovanni, no, giusto? Il re del Remo è Ciacci, che è ancora vivo, okay. Ciacci Tagliapietra, famoso degli anni 80, era la regata storica, arrivava sempre prima. Ho capito, invece Giovanni è Giovanni un buon discendente. Appassionato, diciamo. Di bravo vogatore, no, che tra l'altro lo chiamano cavallette. Cavalletta, cavallette. Dicono perché è veloce, salta veloce. Beh, tu mi hai detto che prima, insomma, non ha 40 anni, però era qua a 5 nodi, capito. Sì. No, non dirlo quanto. Ma si può dire, beh, un uomo si può ben dire. Sì, ma anche una donna si può dire. E avete visto come viaggiava Giovanni? Cioè, è del 59, Giovanni. Come mio fratello? Così questo video lo faccio vedere a mio fratello e gli induco di andare a fare il vogatore anche a lui. Tuo fratello, così poi me lo fai conoscere. Lino, ti faccio conoscere. Guarda, Cristina, spirito libero. Spirito libero 67. Che c'ha qualcosa in comune con te, merda siciliana, ma non d'origine, c'ha vissuto in Sicilia. Ho vissuto 26 anni in Sicilia, sì, una terra che amo, terra di estremi, di colori vertiginosi, teoria dei colori di Goethe. Vai a ripassartela. Benissimo. Noi siamo attratti. Di Goethe. Conosco tutto Noi di Goethe. Noi siamo attratti, l'uomo del nord perché è attratto dal sud? Dai colori accesi, certo. Blu forte, i colori tramonti forti, anche la Laguna Veneta non ha nulla da invidiare, eh? Ma abbiamo i migliori tramonti della Laguna Sud, di fronte abbiamo i Colli Ugani, che io le che non so se si vedono, le isole eolie del Veneto. Questa è una bella definizione, le isole eolie della terraferma del Veneto. Cioè, è veramente una similitudine pazzesca. Bene. Bellissima. Dai, che allora ti vieni a trovarmi a Chioggia. Certo, certamente. Oppure vengo io a Bolzano, Bolzano. Però non so sciare. No, non so sciare, ho paura. A me datemi l'acqua. Ok. Ho provato a sciare, ho rimesso i sci in piedi, forse non ho avuto un buon maestro. Pensa che ho sotto l'anno scorso ho comprato scarponi, sci, ho tutto sotto il letto che aspetta di essere tirato fuori. Ma ho paura. Allora Lino, lo dico a mio fratello che è un bravo istruttore, che lui stava con una campionessa. Quindi, di sci, ti insegna lui a sciare. Mi insegni tu a sciare? Anche se una volta gli sono salito sugli sci e gli ho rotto il ginocchio io e mio fratello. Adesso me l'hai fatto ricordare. Comunque, ich will mit meinen Augen dir berühren und mit meinen Händen dir ansehen. È di Goethe, sai cosa vuol dire? No. Io vorrei toccarti con i miei occhi e guardarti con le mie mani. Era di Goethe. A proposito di quello che dal quale era tirato Goethe. Cioè, il sole. Profondo, il sole. Goethe è morto all'Hotel delle Palme a Palermo e nell'autoritratto si è fatto fare un ovale illuminato dal sole, cioè è il volto di Goethe con un'aureola di sole. L'ovale. Perché era il colore che Goethe aveva visto prima di morire. E lo il sai? Colore del sole della Sicilia. È il colore che ti entra dentro. Eccoli, guarda i colori della Sicilia. Vedi?
qua c'è Piastrelle di Caltagirone, i famosi le bardature dei carretti, è un colore che ti segna, una terra che ti segna. Hai presente il mal d'Africa? Esiste anche il mal di Sicilia. Ah, sì. E io veneta, povera disgraziata, arrivata a dicembre, me ne devo andare da qui, perché me malo in Veneto. Dai, bellissimo. Allora ti aspetto. Sì, eh. Dai, vieni a Chioggia. E allora grazie a Cristina, guarda, insomma. Che io ho la mia macchina, sono indipendente, ho un Daihatsu. Ma lui c'ha il maggiolino cabrio, c'ha il maggiolino d'epoca cabrio. Wow. Cioè, c'è il maggiolino. Ma fammi vedere una foto del tuo fratello. Sì, adesso te la faccio. Lino, stacco che ti faccio vedere una tua foto. Ciao. Allora, dai, dai. Oh, Maria, ride. Grazie, Cristina. Agenzia matrimoniale. Sì. Ciao. C'è proprio territorialità. No, è buona, veramente buona. Questo è il profumo del... Allora, ragazzi, guardate. Il tramonto ci sta sfuggendo, quindi andiamo. Scappiamo. L'intero team, andiamo a vedere dal murazzo. Perché dopo che sei la tosa, quella che cascasò. Dal murasso, come si chiama? Murasso. Murasso. Andiamo dal murasso a vederci quel che rimane del tramonto Chioggiotto, ragazzi. Bellissimo tramonto. Che è tanta roba. Tanta roba. Occio. Tanta le caga fresche. Sì, mi sei attaccata una prima sul collo. Le cagatrepole, sono ricci. Serve un parabordo, Dio caro che parabordo. Che ne è tonnellate. Che non sono da confondere con le cagatrappole. Il sangue di orecchio. Bene, saliamo. Mio fratello mi ha detto, eccolo. Pensa che sei morto osso. Occio però, eh. Occio. Bon. Qua è uno di là. Eccoci ragazzi. Uno da su e uno da su. Baby, in the sweet night, I'm a sweet night. 26 your night. I'm a sweet night. Bello! Che bello, bravo Tidio! E chi si meraviglia ancora? Vabbè, noi dobbiamo sempre meravigliare. Magari mattina. Allora, cari amici, il sole è andato. Come è andata questa estate 2021? Oggi, 1° ottobre. Ripeto per l'ennesima volta, non è finito nulla, ma sta iniziando un nuovo autunno e quindi una nuova avventura. Ringrazio tutti gli amici di Giorgio il Mare che mi hanno seguito in questi 63 video che ho fatto da marzo a oggi. Ringrazio questo bellissimo mare, ringrazio questo bellissimo sole, ringrazio questo bellissimo mondo e ringrazio soprattutto voi, perché siete voi la vita. Quindi si inizia adesso con una nuova stagione, un autunno con Paloma, e io non lo lascio il mare, io non smetto di navigare, non smetto di raggiungere isole come questa, e quindi ragazzi, in un 1° ottobre che mi ha visto anche fare il bagno oggi in questa grigliata che abbiamo fatto, grazie per essere stati con me tutta l'estate. I'm a sweet night.